a confronto due differenti pensieri che potremmo identificare come il pensiero forte e il pensiero debole, come il pensiero di destra o il pensiero di sinistra, uno forte, un pensiero che elabora su poche certezze, ma certezze granitiche, che pensa che l'essere umano alla fine poi il comportamento dell'essere umano alla fine è poi sempre da ricondurre a dei bisogni primari che sono quello di mangiare, di bere, di respirare, di riprodursi, di avere dei soldi, mentre invece c'è un'altra posizione che dice ma il mondo non è tutto qui, l'essere umano è un essere umano proprio in quanto riesce ad affrancarsi da quelli che sono i suoi istinti. Si parla di Wilhelm Furtwängler, che fu uno dei più grandi direttori d'orchestra di metà Novecento, che però fu accusato di connivenza con il regime nazista. Questo personaggio ha interpretato veramente uno dei più grandi maestri del teatro italiano, che è Massimo De Francovic, e mi piacerebbe chiedergli. Dunque, quindi si tratta dell'interrogatorio che doveva stabilire se Furtwängler era stato connivente col nazismo o no. Interrogatorio condotto da un maggiore americano, maggiore Arnold, che naturalmente è dell'idea che Furtwängler è colpevolissimo, quindi sono due fronti proprio opposti. La cosa è storica, Furtwängler fu assolto da questa accusa, però lui mi pare che sia morto nel 54, nel 46 fu assolto, però rimase su di lui un'ombra, questa ombra di aver diretto la Filarmonica di Berlino sotto Hitler. Non se ne andò dalla Germania, molti suoi colleghi se ne andarono, soprattutto perché erano ebrei e avrebbero passato dei guai grossi. Lui rimase per un'idea, secondo me, molto infantile e megalomane. Voleva che la musica rimanesse intatta, detestava Hitler. Lui rimase proprio per, lo dice anche, sono rimasto per dare conforto, perché in un momento in cui il paese era sottoposto a questo regime, lui che amava la sua patria e amava la sua gente, pensò di rimanere lì continuando a dirigere e naturalmente venendo a compromessi per salvare l'arte, diciamo. Abbiamo scoperto che era uno spettacolo che faceva sorridere, che faceva anche ridere a volte, che appassionava, ma soprattutto che mandava a casa lo spettatore con un qualcosa su cui riflettere. Penso che al teatro veramente non si possa chiedere di più. Quando uno esce, si è divertito, si è appassionato e pensa pure a quello che ha visto, penso che abbiamo veramente concluso la cosa.